Sarà una sosta sicuramente importante perché la squadra ancora deve registrare inevitabilmente dei meccanismi, anche dal punto di vista atletico sicuramente si può e si deve crescere, quindi è una sosta che arriva in un momento giusto. Di solito si dice che magari le soste talvolta possono essere negative perché interrompi il ritmo. In questo caso per il Palermo, dopo 4 punti in 4 giornate, secondo me arriva nel momento perfetto. Abbiamo visto cose buone, abbiamo visto soprattutto cose meno buone, quindi a Dionisi il compito di consolidare forma mentis, identità tattica e chiaramente sistema di gioco che con ogni probabilità potrebbe continuare col 4-3-3, però secondo me una delle cose che mi piacerebbe vedere è la doppia punta, quindi nel corso dei prossimi mesi. Adesso io posso essere anche controcorrente. Mi hanno sorpreso le ali, perché noi nelle passate stagioni eravamo abituati a un 4-3-3 molto particolare, dove le ali fungevano più da centrocampisti, quasi da terzini, dovevano aiutare molto la fase difensiva. Quest'anno invece le ali oggettivamente le vedo molto più partecipi. E se noi andiamo a guardare i tabellini, nelle 5 apparizioni ufficiali che ha fatto il Palermo, contiamo 2 gol di Insigne, un gol di Di Mariano, 2 assist, se non mi sbaglio, di Insigne e uno di Francesco. Vuol dire che i numeri e i punti che ha fatto il Palermo vengono dalle ali. Quindi anche questa critica al modulo, al momento, io la trovo anche fuori luogo. Dobbiamo anche dare il tempo all'allenatore di lavorare, che è vero che sta lavorando su un modulo che già è stato utilizzato l'anno scorso, ma da un punto di vista tattico c'è tanta differenza fra il 4-3-3 dell'anno scorso e il 4-3-3 di quest'anno, che paradossalmente potrebbe essere un 4-3-3 vero, è molto più offensivo rispetto all'anno scorso.